Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Allora, in questo video andremo a parlare della situazione della giornata di domani e di domenica, soprattutto perché sono attesi forti temporali. Molto probabilmente, se tutto venisse confermato, nella giornata di domani sarà emanato un'allerta meteo. Allerta meteo che poi ovviamente se verrà confermata io vi riferirò subito. Anche nella giornata di oggi comunque, se lo vedrete molto tardi, ci sono stati dei forti temporali su tutto il nord. Se io lo sto registrando in questo momento alle 4, quindi se ci saranno stati dei danni, sicuramente troverete dei video vicino, cioè troverete i nostri video sul nostro canale di tutte le... di tutta la situazione. Ancora prima di iniziare, vi ricordo di andare nel link di iscrizione, ad iscrivervi al nostro canale Facebook e anche se andate a visitare il nostro sito web. Non perdiamoci più in chiacchiere e iniziamo. Allora, nella giornata di oggi, come ho già detto, dei temporali anche intensi si stanno manifestando su tutto il nord e nella serata dovrebbero andare a peggiorare, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Durante la nottata, forti temporali si andranno a spostare sempre di più verso il nord-est, dove nella giornata di domani dovrebbero essere attesi forti temporali tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Precipitazioni e comunque instabilità, anche abbastanza intensa, sarà tra la Liguria e la Toscana, dove qua le precipitazioni potrebbero essere non molto intense, quindi precipitazioni esigue. Poi, a partire dalla giornata del 2 agosto, quindi a lunedì, la situazione dovrebbe andare a migliorare su tutto il centro-nord e il nord. Un poco di stabilità potrebbe rimanere su settori settentrionali, compresi Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Quindi nella giornata di domani ci aspettiamo forti precipitazioni con temporali, localmente anche intensi e devastanti. Chicchi di grandine che potrebbero anche superare i 5 cm di diametro, quindi allerta meteo che verrà poi confermata nella giornata di domani, dove vi dirò tutto. E le città, ovviamente, guardando il meteo del radar e comunque visualizzando le cellule temporalesche e le supercellule, vi dirò dove rischio, quali saranno le zone più a rischio. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia. E vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.